in collaborazione con Siamo al quarto piano di via 20 settembre 31, negli storici uffici di un'azienda che oggi compie 130 anni e che è arrivata qua grazie al suo fondatore, un imprenditore di grande respiro che era arrivato dalla Francia e aveva fondato l'azienda di commerci con paesi lontani come il Cile, ma nella capitale ligure hanno inventato qualcosa di molto diverso che dura da 130 anni. Si sono succedute in questi uffici 5 generazioni che continuano a lavorare alacremente, a inventare affari e a produrre lavoro per tutti. Questi sono i Coven, questa è Dynasty. Fondatore del gruppo Coven che arriva dalla Francia è Vittorio, giovanissimo erede di Pierre, nato a Draguignan e trasferito a Genova alla fine dell'Ottocento. Uomo riservato, attivissimo, intuitivo nel suo lavoro, capace non solo di scoprire nuovi affari nel settore dei fertilizzanti, così decisivi tra la fine del 1800 e il nuovo secolo per l'agricoltura, settore in crescita, ma di ricoprire ruoli pubblici importanti come presidente della Borsa Merci, per esempio, rifiutando però consigli di amministrazione, ma non la vicepresidenza del Genoa Cricket Football Club nel 1912. Schivo e grande risparmiatore, aveva un rapporto di affetto, ma anche con visioni diverse, dal figlio erede Ernesto, cui avrebbe lasciato le attività in una forma societaria già predisposta al futuro. Il bisnonno io non l'ho conosciuto, è morto quando io avevo 5 anni e quindi loro neppure l'hanno conosciuto. Mi dicono, mi raccontano che fosse proprio il tipico genovese, quindi una persona estremamente parsimoniosa, estremamente seria, grande lavoratore, poco aperto ai cambiamenti. Il successore di Vittorio è Ernesto, universalmente conosciuto come Poppi, il vero trascinatore, non solo il continuatore, di un'azienda che scopre nel mondo, grazie alla sua verve, grandi affari. Il nonno Ernesto era una persona invece che ho conosciuto molto bene, un vulcano, un uomo di grandissime relazioni, e è lui che ha aperto le prime diversificazioni, ha sviluppato i rapporti con le grosse compagnie estere, con le grosse agenzie, quindi lui ha gestito un periodo in cui siamo passati dall'importazione alle grosse rappresentanze, che sono molto basate sui rapporti. Qui era un uomo di grandissime relazioni. È lui che ebbe la scintilla giusta e impose lo stile di una tradizione che non tramonta. Dotato di un carattere fortissimo, di idee e di intuizioni folgoranti, Poppi Coven è stato anche un personaggio fondamentale nella Genova del dopoguerra e dei decenni successivi, risultando tra le figure della borghesia imprenditoriale più in vista, non solo per il successo della Coven, ma anche per il suo ruolo pubblico. Lanciò il suo gruppo nel commercio dell'acciaio in un momento chiave, conquistando la fiducia della leggendaria Union Steel e conservando le sue idee aprì la strada a molte altre iniziative. La svolta è stata
è arrivata grazie alle conoscenze e all'abilità del nostro nonno Ernesto, il quale con questo, con questo suo bellissimo modo di fare nel riuscire a approcciare le persone, è riuscito a conoscere una persona importante della US Steel, e da quello che io mi ricordo all'inizio era stata aver ottenuto un mandato di vendita di agenzia di prodotti della US Steel. E sempre grazie poi alle conoscenze del nonno Ernesto, nell'ambito dell'Ital Sider Ilva, quindi genovese, alle conoscenze, e lui è riuscito a mettere in contatto la US Steel, che era il primo produttore, è stato il primo produttore mondiale di questi acciai assolutamente innovativi per certi tipi di produzione, di costruzione, tipo i mezzi di sollevamento, i veicoli industriali, e li ha messi in contatto, e l'Ital Sider, a Genova Campi è partita con la produzione di questo prodotto che io che ancora adesso qualche cliente si ricorda, che si chiamava T1, assolutamente innovativo, perché ha cambiato un po' il mondo di certi tipi di costruzione, alleggerendo le strutture. Nella terza generazione ci sono Gian Vittorio e Max, i figli di Poppi, che ne ereditano le grandi doti imprenditoriali. Gian Vittorio e Max si dividono un po' le caratteristiche di Ernesto Poppi, il loro padre: la serietà, la determinazione e la capacità di dirigere la squadra di Gian Vittorio, l'estro commerciale e la comunicativa di Max. Nostro padre era un manager, quindi con lui e con lo zio è nata la nuova impostazione, quindi siamo passati dalle agenzie alla distribuzione, alle diversificazioni ulteriori. Sono loro due a inventare nuovi grandi affari, a tracciare nuove strade come quella dell'alluminio, a dialogare con il grande mondo del business nei loro settori, mantenendo le tradizioni, ma rischiando, scommettendo, trovando tanti interlocutori in tutto il mondo. Lo zio Max seguiva sia i fertilizzanti che l'acciaio. Dal punto di vista commerciale e acquisti, quindi sempre sfruttando questo bellissimo modo di fare di nostro zio, di rapportarsi con le persone, è cresciuta. Aveva delle doti incredibili. Io ho iniziato a lavorare nel 93 e il settore dei fertilizzanti lo zio seguiva principalmente sia l'acciaio che i fertilizzanti, ma lo seguiva a suo modo, nel senso con una capacità di relazione incredibile, ammagliava veramente le controparti. Io ho iniziato nel 93 andando alle conferenze, c'era una conferenza all'anno dove c'erano quindi tutti gli operatori a livello mondiale, lo zio era conosciuto da tutti. Gian Vittorio è anche un uomo pubblico molto importante nella storia di Genova. Tra il 1980 e il 1990 è il presidente della Camera di Commercio di Genova, incarico che ricopre continuando a occuparsi della Coven. Affronta quindi i nodi principali dello sviluppo genovese, a incominciare dal porto e dal suo processo di cambiamento sotto la guida di Roberto D'Alessandro, e la crisi delle aziende IRI. Ha un ruolo chiave nel salvataggio del Banco di San Giorgio ed è anche presidente di Filse. Il più cordiale saluto a nome di tutte le istituzioni presenti in questa sede genovese, che sono qui presenti con i loro massimi esponenti: la regione con il presidente Magnani, la provincia con il presidente Mori, il comune con il sindaco Campart, il consorzio autonomo del porto di Genova con il presidente D'Alessandro. Un saluto naturalmente da parte della Camera di Commercio, che ospita questo incontro. Dalla sala riunioni della Camera di Commercio, queste immagini sono seguite dai componenti della Commissione Presidenziale Americana per le celebrazioni colombiane, giunti ieri in Italia, che ringrazio per la loro compatta presenza, nonché da autorità, da esponenti del mondo politico e di quello imprenditoriale genovese e nazionale, tutti interessati a fornire contributi e collaborazioni per il successo delle celebrazioni del 1992.
Per le due prime generazioni Genova è stata importantissima. Onestamente è meno importante per le generazioni a seguire, quindi nostro padre, nostro zio, noi, perché le nostre attività poi si sono sviluppate tutte al di là dell'Appennino Ligure. Sono Ernesto, Toni e Michele che ricoprono i ruoli chiave succedendo a Gian Vittorio e Max. Ernesto è al comando della holding, Toni ha in mano l'acciaio, Michele il business delle origini, i fertilizzanti. Intorno ci sono gli storici e i più recenti collaboratori, a partire da Eugenio Paroletti, cui è affidato l'alluminio. Tutte le attività che ci sono oggi vengono tutte dal passato più o meno lontano. Quindi noi nasciamo e siamo ancora oggi importatori di fertilizzanti, importatori, distributori per lavoratori di prodotti siderurgici, di lamiere, importatori, distributori prelavoratori di semilavorati in alluminio. Negli ultimi 10 anni abbiamo sviluppato il trading di metalli non ferrosi e poi abbiamo un'attività particolare che ormai ha più di 30 anni di storia di esportazione ai paesi in via di sviluppo finanziati dal governo italiano, dalla comunità europea, da World Bank. Ci siamo adeguati ai cambiamenti, quindi è nato nel 1890 col bisnonno, un grande impulso l'ha dato il nonno Ernesto, che all'epoca era ancora l'attività principale o l'unica attività della Vittorio Coven, e quindi le epoche delle scorie Thomas, i treni, sacchi sciolti che venivano poi scaricati dai facchini, quindi parliamo ancora di attività che ormai sono lontani ricordi. Ci siamo evoluti seguendo quello che stava succedendo sul mercato. Noi abbiamo scelto i partner giusti e ne abbiamo beneficiato, devo dire, sempre investendo, perché poi siamo cresciuti, quindi dopo Vignole Borbera è stato aperto uno stabilimento a Brescia, anche se fino a un certo periodo si chiamava in un altro modo, si chiamava Stistock per la gestione delle seconde scelte. Poi abbiamo aperto uno stabilimento su a Nogarole per le lavorazioni, e quindi diciamo siamo cresciuti, ma non tanto in volume, perché noi non siamo mai stati alla ricerca dei volumi. La quinta generazione si colora di rosa. Dopo 130 anni nei Coven entrano le donne. La rivoluzione rosa è il passaggio, diciamo, della quinta generazione. Per una serie di accordi di famiglia fino alla nostra generazione la proprietà dell'azienda è passata in linea maschile. La nuova generazione vede una grandissima maggioranza di ragazze e anche i tempi sono cambiati. E quindi abbiamo deciso di comune accordo di cambiare le regole e lasciare come normalmente avviene, per successione normale. Ma dopo 130 anni la storia è tutt'altro che finita. Sei perso la tua trasmissione preferita? Rivedila sul nostro canale YouTube. Primocanale.it, la TV della Liguria, on demand.